Allora, ci sono altri modelli, io ve li cito solo, per esempio l'economia non del dono, che in questa forma così diretta non esiste, l'economia delle relazioni di dono, quella sì, in Africa, in America Latina la conoscono, sono sopravvissuti al capitalismo grazie a questa, quindi esiste, è un'esperienza. L'economia gandhiana dell'amministrazione fiduciaria, in India insomma ci sono correnti che la studiano, la praticano, ci sono prospettive di questo tipo. L'economia di comunità, con tutti i suoi limiti, però caspita, in Italia ci abbiamo avuto Adriano Olivetti, che non sta dietro a noi, sta davanti a noi. Magari fossimo all'altezza della coscienza economica e democratica di Adriano Olivetti, no? E non dobbiamo dimenticarlo, quello è stato un esperimento importante. La tradizione economica islamica, si potrà dire tutto quello che vi pare dell'islamismo, ma caspita, questi praticano l'economia, almeno secondo il Corano, senza l'interesse, l'interesse è vietato. Non sono stati così ipocriti come la tradizione cristiana, la tradizione ebraica, che a un certo punto hanno deciso che il prestito interesse non era usura e hanno legittimato praticamente l'usura cambiandogli nome. Questo l'hanno fatto sia i cristiani che gli ebrei. Buffo che lo facevano, dicendo, i cristiani dicevano, beh, agli ebrei lo possiamo praticare. Gli ebrei dicevano, beh, i cristiani che lo possiamo praticare. E hanno costruito le radici culturali già nel Medioevo di quello che poi fu il capitalismo. Le radici culturali del capitalismo sono nate così, cioè dando una lettura alterata della Bibbia. Pensate, quindi c'è un'origine religiosa. Ecco, l'Islam invece dice, tu non puoi praticare l'interesse e non puoi produrre del denaro con il denaro. Cioè con le lotterie, col gioco d'azzardo, con la finanza, il denaro deve essere legato al lavoro. Quindi da quel modello ci viene, al di là delle attuazioni pratiche, che pure loro dopo svicolano, però c'è un'indicazione preziosa. Il modello della bioeconomia, che poi è stata la mamma della teoria della decrescita di Latouche. Nicolas Georgescu Regan, pochi magari lo conoscono, ma è stato il primo vero grande economista, non per niente aveva prima studiato fisica e biologia, e si è reso conto che l'unica economia possibile deve tener conto della seconda legge della termodinamica, che se tu produci 5 hai bruciato 8 per produrre 5, allora devi costruire un'economia della sobrietà, della compatibilità. Notate che lui rideva anche dell'espressione sviluppo sostenibile, la considerava contraddittoria. Non dobbiamo perseguire lo sviluppo, comunque lo chiamate, dobbiamo perseguire l'armonizzazione, perché siamo nel pianeta Terra, c'è il vincolo della natura e c'è questa perdita costante di energia, altrimenti noi chiudiamo il futuro alle prossime generazioni. Quindi è un modello importante. L'economia di comunione, il cosiddetto modello dell'economia civile, che a mio giudizio tra tutti questi è il più moderato, il più compatibile col modello capitalista, però introduce dei criteri già diversi. L'economia del bene comune, la conoscerete, progettata da Christian Felber, questo economista austriaco, già più di 2000 aziende la stanno seguendo, e l'economia solidale e partecipativa. Allora, se io anziché isolare questi 8 modelli, ne ho contati 8, prendo il meglio da loro e tento di costruire un modello integrato adatto al tempo nostro, quali sono alcuni elementi che sono importanti per chi pratica il commercio eco-solidale?